Bentornati a tutti ragazzi, questa volta la connessione c'è, quindi l'altra volta ci ha lasciato con un cliffhanger allucinante, ma almeno ci ha permesso di darci la possibilità di concentrarci in quest'ultima parte di questo viaggio storico unicamente sul video della gara. Quindi, come detto l'altra volta, partiremo direttamente dal momento clou, vedremo il video insieme e poi lo analizzeremo per scoprire tutti i retroscena, le chicche che non sono mai state raccontate prima. Madonna ragazzi, sto sudando, non ho parlato per non disturbare, diciamo, la visione nuda e cruda, per farvi sentire queste urla abominevoli. E i miei amici non ci hanno avuto la voce per tipo 10 giorni, una cosa allucinante. E qua ragazzi, io mi ricordo che sono scoppiato a piangere all'istante perché, cioè, mi sono venuti tutti a abbracciare perché proprio la liberazione proprio di tutto quello che c'avevo dentro è stato proprio veramente l'unico momento, io dico sempre, che mi ricordo che in una gara io sono riuscito veramente a esprimere quello che avevo dentro al 100%. Non era mai successo, c'era sempre appunto una sorta di tensione, di qualcosa che interferiva, e questo è stato il momento in cui ho detto: qui è andato tutto perfetto, perfetto. E ho pianto perché ho detto, a prescindere, cioè veramente ho fatto quello che volevo fare, cioè ce l'ho fatta, sono riuscito a fare quel set che dicevo, io voglio fare questo set in una gara e sono riuscito a farlo, quindi è stata una liberazione incredibile. Ma adesso andiamo a rivedere il video con la mia, diciamo, telecronaca,
e esaminerò solo le mie parti, a parte una piccolissima parte del secondo set di Andrea, per una cosa che riguarda un dettaglio che vi avevo detto nel video precedente. E così vi spiego bene cosa stava succedendo nella mia testa e nel pratico. Allora, iniziamo. Allora, sul mazzo alla panamano nulla da dire, da aggiungere, semplicemente che quando sono andato sopra, ragazzi, ho detto: oh mio Dio, è successo davvero. Poi c'è il TED e da qui inizia quello di cui dobbiamo parlare. Allora, il set che io dovevo fare in realtà era leggermente diverso da questo. Allora, introduco questo discorso parlando della difficoltà di fare un set zavorrato. Il set zavorrato ha delle difficoltà notevoli in termini, diciamo, appunto globali, come ho detto, perché si stanca molto il grip. Allora, quando io provavo questo set, vi ho detto, io ho provato questa parte e la parte dopo gli anelli separate e ho detto, appunto, farò la seconda parte, se faccio questa parte mi fomenterò così tanto che riuscirò sicuramente a fare la seconda. Questa parte che io provavo in allenamento in realtà non doveva essere fatta così. Doveva essere fatta con un muscle up, un TED, un OAP a sinistra e due a destra, oppure un OAP a sinistra, una a destra e una a sinistra, rotazione e un efesto. Ok? Tanto adesso la ripetiamo. Cosa è successo qui? Io ho fatto il muscle up alla mano, ho detto: oh mio Dio, è successo davvero. Ho sentito proprio un senso, un'esplosione, come ho detto, c'è stato un boato clamoroso. E proprio io l'ho sentita dentro di me con l'esplosione, ho detto: una liberazione. Faccio il TED, devo fare prima l'OAP col braccio sinistro, che è il braccio debole. Allora, io con quel braccio avevo anche una ventina di kill di OAP, non in questo set. In questo set l'avevo sempre provato con 10, perché? Perché comunque tu, facendo il TED, scendendo, facendo la negativa, non hai comunque la zavorra di un OAP massimale da fresco con quel braccio. Però 10 kg non erano mai stati un problema. Il fatto è che, come vi ho detto, io in quel momento ero stanco dal giorno prima, palesemente, e inoltre io mi ricordo di aver percepito una caduta, diciamo, nella mia soglia, tra virgolette, di attenzione, o meglio di attenzione, di, tra virgolette, di impegno. Nel senso, io ho fatto il muscle up alla mano, ho detto: ok, è andata. Cioè, mi sono rimosso questo peso, ho fatto il TED. Quando sono sceso a fare l'OAP, l'ho fatto in un modo un po' come se avessi tolto un po' di focus. Unendo questi fattori insieme, io ho detto: ammazza, in questo momento sto up con 10 kg è molto più difficile di quanto è sempre stato. Ok? E sapevo quindi che, adesso non ricordo se avessi dovuto fare un altro up con quel braccio, e quindi ho detto: non ce la posso fare. Oppure, siccome è un discorso di stanchezza globale, ho detto ugualmente: se qui faccio un OAP, mi pare fosse questa la versione del set, dovevo farne una a sinistra e due a destra. Se io qui faccio quasi un OAP, e generalmente ne faccio uno fatto bene, se a destra ne devo fare due, secondo me vuol dire che oggi ce n'è poco più di uno. Ok, io ragiono, cioè, questo è stato tutto un ragionamento che io ho fatto in quegli attimi. Io in quell'attimo ho capito che se normalmente facevo due OAP a destra, avendo fatto fatica a farne uno bene a sinistra, non potevo averne due a destra. Quindi cosa è successo? Sono andato a destra, ho ripreso la mia soglia di attenzione, ho detto: ma te non mollare, cioè pure no, il set non è finito, ci siamo detti tra me, dico ci siamo detti tra me e me, tutto il set conta, non è che dopo il mastro al paramano vai subito in vacanza, quindi col destro facciamolo bene. E quindi subito mi sono impegnato, però conscio del fatto della stanchezza, quindi ho detto: mi ferma uno e vado avanti col set, perché, cioè, che devo fare? Devo per forza continuare il set, e pure se mi è uscito un OAP di meno. Adesso qui ci sta la parte più complicata, tra virgolette, di tutto il set, ossia che bisogna fare una rotazione con 10 kg ai piedi. E sta cosa è molto complicata, perché a parte questa rotazione, già che ti sposti sulla sbarra, richiede una. Mi pare che mi spostassi sulla sbarra per prendere bene il grip dove avevo messo il naso. Vi ripeto, tutte queste piccole complicazioni che uno deve stare attento. Andavo a fare appunto la rotazione, dovevo sollevare 10 kg dai piedi, farli passare in mezzo, arcuare il busto e ruotare. Il fatto è che quel quantitativo di peso
sui piedi, quando tu vai, se non fai questo lavoro bene, i piedi cadono e per rialzarli c'è un dispendio di energie enorme. Inoltre, io questo set l'avevo cronometrato, era giusto il tempo che serviva per fare le cose, quindi non potevo sbagliare niente. E in più, quando tu con 10 kg mandi 10 kg dall'altra parte della sbarra, la rotazione è velocissima e tu sei in presa prona, non supina che la blocchi. Sei prono, quindi devi stare pure attento perché sennò rischi di cascata dall'altra parte. Cioè era tutto un discorso, ho detto questa è la parte cruciale. È la parte proprio a livello di attenzione, devo stare molto molto attento. Quindi appunto sono passati coi piedi, massima concentrazione, tutto perfetto. Qui è bellissimo perché c'è lo speaker che aveva già capito e dice non ci credo, non ci credo. Io sta cosa l'ho sentita, mi sono fomentato da morire. Vedevo tra l'altro, qui forse non si vede, c'era uno dei giudici davanti, io guardavo che mi guardava diciamo sorridendo e dopo gli chiesi ma come mai sorridevi? E lui mi disse perché non pensavo che avrei mai visto dal vivo una follia del genere. E quando lui mi dice non ci credo, non ci credo, se vedete io con la testa faccio così, sì, perché io dico sì, cioè il mio pensiero è stato proprio sì, credici proprio, credici davvero, perché molto lo faccio vedere ste feste con 10 kg. E quindi io mi butto e faccio il mio festo con 10 kg con tanto di dip. Poi cosa succede? Se ci avete fatto caso, io in quel momento non stavo pensando alle feste con 10, ma stavo facendo, avete visto il meme con le radici quadrate in testa? Ho detto, aspetta un attimo però, ma se io ho fatto un OAP in meno rispetto a quello che faccio di solito e l'ho cronometrato, vuol dire che io ho un po' di tempo in più qua. Io quindi, se vedete, quando salgo dal primo festo mi giro e per girarmi io sono andato a cercare il cronometro col tempo. Ho visto che mancavano 5 secondi, ho fatto vai di corsa, ributtati giù. E quindi mi sono ributtato giù e ho fatto il secondo festo che non era previsto. Per farvi capire che c'è stato un livello di calcolo in quel momento. Veramente non so come sia stato possibile, questi proprio livelli quando uno sta in adrenalina. Cioè non ho pensato subito a questa cosa. La soddisfazione è stata tanta, veramente, perché ho detto cazzo, è andato tutto bene. Che io dovevo spostare la parallelina perché ho detto non voglio dare fastidio a Andrea che c'ha l'ostacolo sotto, perché non so che cosa deve fare, non ho idea di quello che volesse fare, quindi gliela devo togliere. Il fatto che stavo così fomentato che io la parallelina l'ho presa e l'ho scoppiata per terra, cioè proprio l'ho lanciata, guardate come mi tolgo le cavigliere incazzosissimo, ma era una rabbia di carica. E mi ricordo che in quel momento mi aiuta anche questa cosa, mi aiutava a restare grintoso, nel senso, una persona che si toglie le cavigliere in quel modo è una persona veramente grintosa. E ricordo che quello che ho pensato in quel momento è stato, cioè mi sono sentito così tanto me stesso che ho detto fai qualsiasi, tra me e me diciamo, parlavo con l'Andrea atleta, io pensavo fai qualsiasi cosa che questa me la porto a casa io. Mi ricordo palesemente che questo fu il mio pensiero. Come vi ho detto, non voglio andare a esaminare i set di Andrea, voglio parlare dei miei, ma c'è una cosa di questo inizio di set di cui voglio parlare, ossia questo primo movimento che fa Andrea. Ok, allora, questa è pura speculazione, ma come ho detto era quello che io avevo bisogno di vedere in quel momento. Ossia, Andrea ha bloccato questa planche da rotazione in modo perfetto e gliel'ho sempre vista bloccare in modo perfetto. Poi all'improvviso gli sono cadute le gambe e gli sono risalite immediatamente. Allora, la spiegazione può essere semplicemente un piccolo, diciamo, errore di equilibrio, ti fa cadere le gambe e quindi niente di degno di nota. Ma io che cosa ho visto in quel momento? Cosa ho voluto vedere? Vi ricordate quando ho detto io voglio fare un set che possa scioccare l'avversario almeno un minimo e che mi possa far vedere che questa cosa ha fatto breccia? Ecco, in quel momento io, da quel drop delle gambe, ho almeno pensato, non sto dicendo che sia così, questo è il segnale che io volevo vedere, perché ripeto, non che questo sia il caso, ma
quando si fanno questi tipi di movimenti di precisione, se la testa non è completamente focalizzata su quello che deve fare, ma anche in piccola parte sta pensando ad altro, possono succedere queste cose. Vedere queste gambe che sono cadute e risalite immediatamente dopo che la plancia sta fermata in modo perfetto, al me del momento mi ha fatto pensare: quel set un minimo l'ha preso in contropiede, e il fatto che queste gambe siano cadute è il segnale. Quindi mi ha fatto percepire, quando uno fa le gare, io dico sempre che almeno io mentre gareggiavo io percepivo come era l'esito della gara anche da come soffiava il vento, nel senso si sente qual è il set che sta vincendo proprio a livello, non lo so, si percepisce, questo set sta vincendo, sta toppando, diciamo, non mi viene la parola italiana quindi uso questo inglesismo, sta sopra l'altro, ok? E spesso si nota, sono questi magari errorini, cose che fanno perdere di smalto all'altro set. E io vedendo questa cosa ho percepito, ho detto, il mio set sta sopra, in questo momento sta sopra. Vediamo che succede dopo. E ovviamente, ragazzi, ripeto, l'ho specificato 100.000 volte, ma lo specifico ulteriormente, questa è un'analisi puramente atletica dai miei occhi nei confronti di un atleta che è sempre perfetto in questo genere di movimenti, quindi anche vedere una piccola imprecisione da me che lo guardo causa questo effetto. Ovviamente non è un errore importante, insomma, è un errore degno di nota ai miei occhi solo perché so che ho davanti un fenomeno, questo penso sia chiaro, però mi sembra giusto ribadirlo l'ennesima volta. Comunque andiamo avanti. Adesso avevo fatto il set con 10 kg e quindi, come io mi ero sempre detto, ho detto, poi il set agli anelli io lo faccio, pure se non l'ho mai provato insieme, perché sto a 2000. Sentivo comunque il corpo sicuramente che era esploso. Quindi, messo il magnesio e andato aggressivissimo agli anelli. Se vedete adesso agli anelli, io farò un gesto che io di norma non faccio mai, perché sentivo che mi bruciava qualsiasi muscolo fondamentalmente, e era sempre una questione, una sorta di gesto di carica che io ho dato per caricarmi. Ho fatto i passi di questa Zarian con una cattiveria tale, ora vi faccio vedere cosa è successo, guardate quel passo, l'avete visto? Allora, io le camminate vi posso assicurare che non le sbaglio mai. I miei amici dicono, come cavolo fai a camminare così bene? C'ho la camminata preimpostata. Lì c'è stato un momento in cui ho fatto un passo, questo non so come il traduttore automatico, sciancatissimo. Provo a usare un'altra parola per i ragazzi che lo vedono in inglese. Un passo molto scoordinato, ecco, molto scoordinato, e in cui tipo il mio corpo per un attimo si è aperto, veramente non so se è stato una sorta di micro calo di zucchero, non so cosa sia successo, ho mai fatto una cosa del genere, e quindi poi ho dovuto continuare la Zarian riprendendo anche quella, diciamo, protezione che avevo perso per un attimo, non so, quindi ho detto, veramente lì per lì è stato, e che mo sbaglio qui, cioè nel senso ogni cosa sembra, c'era sempre un imprevisto, però poi il fatto è che stavo talmente a 2000 che correggevo continuamente, quindi primo a Zarian è andato senza problemi. Con urla deliranti sotto. Secondo a Zarian, olimpico senza problemi. Qui cosa succede? Io praticamente queste salite, e questo video poi lo pubblicai anche su Instagram dopo la gara, dovevo farle con le braccia tese, cioè dovevo fare il daftian, ossia girare ad arrivare direttamente in croce, come avevo fatto nelle gare passate. Il fatto, ragazzi, che io vi giuro, non le braccia non si potevano stendere, cioè io avevo appena la forza dal giro di arrivare in muscle up, praticamente mai successa questa, cioè proprio non avevo manco mai fatto quel tipo di rotazione, cioè io praticamente lì andavo con l'idea, ok, adesso apro e mi ritrovo in muscle up, neanche ci pensavo, praticamente non avevo proprio la forza di tenere le braccia appena più distanti, appena più aperte, e quindi questa parte in realtà è venuta diversa, sono diventate solo delle, ho detto devo continuare a salire, sono diventate delle salite sugli anelli che io poi forzatamente aprivo in un secondo momento in croce, vedete, braccia piegate, ho detto vabbè, salivo e devo fare la croce, e facevo la croce,
quest'urlo straziato mi fa sempre morire. Un'altra volta la stessa cosa e ho fatto quello laterale. Poi vabbè, non clever, per clever nulla da dire, insomma. Però per farvi capire che anche quella parte era veramente in preda, diciamo, alla stanchezza del momento. Però sono riuscito a salvarla comunque in quel modo, anche se l'idea originale era diversa. Vabbè, questo è quanto, ragazzi. Questa è la disamina della gara, della super gara storica del 4 giugno 2017. Io vi posso assicurare, ragazzi, veramente, mi spiace dire la frase "chi c'era lo sa", perché mi spiace per chi non c'era, ma la sensazione di quella giornata è stata una cosa veramente unica, perché ripeto, io appunto ho vinto anche altre gare, ma quel giorno c'è stato qualcosa di particolare, e io sono convinto che questa cosa sia dovuta al fatto che un atleta è riuscito ad esprimere se stesso al 100% facendo qualcosa che è riuscito, diciamo, a coinvolgere tutti, che è quello che io generalmente amavo fare, comunque amo tuttora fare quando mi alleno, insomma, creare quel clima di partecipazione. Secondo me quel set, per la difficoltà, per magari la creatività, ma soprattutto perché tu vedevi proprio il desiderio che aveva quell'atleta di dimostrare, di dare il massimo, secondo me ha veramente fatto, non lo so, ha fatto succedere qualcosa, perché io vi posso assicurare che veramente quel giorno io mi ricordo, si usava tutto Facebook, insomma, ai tempi, vabbè, anche Instagram comunque, però Facebook si usava un sacco a livello di gruppi, e cioè veramente tutti parlavano di quel set, di quello che avevano visto su YouTube. Era proprio quel giorno veramente lo ricordo come, tra virgolette, la mia giornata. Cioè, ho sentito che quel giorno avevo vinto in maniera proprio globale, extra disciplinare, diciamo. E voglio anche raccontarvi l'ultimo aneddoto riguardo questa cosa, che riguarda il viaggio di ritorno. Per chi mi segue un po' così sui social, io ne parlo spesso, io ho un po' di problemi elettromagnetici, diciamo, particolari, da quando sono piccolo. Praticamente quel giorno al ritorno successe questa cosa, e stavamo in macchina, guidavano appunto i miei amici, io appunto ero in una sensazione di energia proprio che fuoriusciva, che invadeva lo spazio proprio, e è successa una cosa molto particolare che io veramente non capisco, e praticamente alla radio iniziarono a comparire tutte canzoni che io conoscevo, dicevo, ammazza, questa ce l'ho nel cellulare, bella, ma perché mettono sta canzone? Ce l'ho al cellulare. Praticamente ci siamo accorti, non si sa come, che con la Bluetooth della macchina spento, il Bluetooth del mio cellulare spento, il lettore musicale del mio cellulare non in play, l'auto era fondamentalmente entrata, adesso non viene il termine tecnico, insomma, la radio fondamentalmente dell'auto aveva aperto le cartelle musicali che io avevo nel mio cellulare e aveva iniziato a riprodurle senza, ripeto, tutto spento, Bluetooth spento, il mio lettore player, il mio player non dava segno di riproduzione. Fatto sta che in qualche modo le mie cartelle venivano riprodotte dall'audio, dall'auto. E quindi, ragazzi, questo è l'aneddoto con cui voglio lasciarvi, quindi immaginate anche lì, cioè, ulteriore sensazione proprio di, non lo so, di euforia, cioè l'auto che riproduce le canzoni che io voglio sentire in questo momento da sola, cioè non lo so veramente, ragazzi. Comunque spero che questo racconto vi sia piaciuto, e ci teniamo veramente tanto a fare questo video, perché tutte queste cose me le tenevo qua dentro, invece ho voluto proprio esternarle. E niente, sono veramente contento di aver fatto questo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia divertito, e almeno adesso sapete tutta la storia. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.